Oggi torniamo a registrare dallo studio perché ho il piacere nuovamente di collaborare con gli amici di Tenorshare. Qualche mese fa, se vi ricordate, ho portato sul canale, vi lascio il video nelle schede ed in descrizione, relativo al prodotto per il recupero dei dati cancellati da hard disk. Oggi siamo nuovamente insieme perché ho l'opportunità di presentarvi un altro dei prodotti della suite software di TenoShare. Come vedete dalle immagini, questo è il collegamento alla pagina web del portale TenoShare relativo al prodotto 4D Digenio alla via di Windows. È un software che consente di ripristinare e creare un disco di riavvio su problematiche di Windows con schermo blu, nero, arresto anomalo e sistema andato in crash. Quindi adesso vedremo la procedura di download del prodotto dal sito web e andremo ad seguire la procedura passo passo sia di creazione del disco di avvio che poi di tentativo di ripristino di un vecchio mio portatile che ormai non funziona più. Ok, installazione riuscita, quindi andiamo nella guida. Abbiamo passo 1, creazione di una bootable disk, può essere creata o con un DVD o con una USB. Questa è la procedura che seguiremo noi adesso. Il secondo passo sarà quello di avviare il PC dal disco di avvio con l'immagine creata all'interno della chiavetta, e il passo 3 è l'avvio di Windows salvataggio. Quindi procediamo con ordine, quindi inseriamo la nostra chiavetta USB nel nostro PC. Allora, procediamo come dei passi previsti sulla guida, quindi crea il disco di avvio. Selezioniamo il sistema operativo da correggere, è un Windows 10. Ok, selezioniamo l'unità, in questo caso è la nostra chiavetta USB che ho già precedentemente formattato, e quindi andiamo al prossimo step. La creazione di un disco di avvio cancellerà tutti i dati, ma noi abbiamo già comunque effettuato la formattazione prima ancora che partissimo con il primo step di creazione di disco di avvio, e quindi adesso dovremmo attendere il tempo necessario affinché venga creata l'immagine ISO per l'ambiente di riparazione. Allora, quindi completato il processo di creazione della chiave d'avvio, possiamo andare ad entrare nella BIOS del sistema sul PC che vogliamo ripristinare. Per praticità di riprese ho collegato direttamente il tutto allo schermo grande, così sto effettuando questa ripresa tramite il telefono. Ovviamente non potevo registrare lo schermo. E per entrare nella BIOS basta, in fase di avvio del sistema, cliccare o F12 o ESC, poi cambia a seconda del sistema BIOS di appartenenza. Entreremo nella schermata con queste informazioni. Dobbiamo identificare la voce boot che indica l'avvio. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente dire al sistema di BIOS di gestione della scheda madre di avviare il nostro sistema non dall'hard disk, cioè quello che è attualmente impostato come boot 1 option, ma dalla nostra chiavetta o DVD, a seconda se abbiamo creato il disco di avvio o con USB o tramite disco. Quindi in questo caso sceglieremo Generic Compact Flash e quindi salviamo le impostazioni che abbiamo effettuato. Adesso il sistema, come vedete, sta riprocessando il riavvio del sistema e andiamo a verificare se l'avvio avviene correttamente dalla chiavetta di ripristino. Ok, il sistema sta processando adesso, come vedete anche dall'inquadratura sulla camera del telefono, sta processando il sistema operativo direttamente scaricandosi i file dalla
dalla chiavetta di ripristino. Ovviamente in questa fase velocizzerò alcuni passaggi per non tediarvi nell'attesa. È un processo che comunque impiega qualche minuto perché ovviamente occorre recuperare tutti i file di ripristino. Ok, ripristino avvenuto con successo, si è anche avviata la suite del nostro software 4D di Windows Boot Genius TechnoShare. Abbiamo nella console anche la riparazione automatica del sistema, possiamo avviarla. Riparazione avvio sistema, seleziona la partizione su cui il sistema operativo deve essere ripristinato. Andiamo su disco locale C, inizia a riparare. Utilizzando la funzione sistema boot repair, riavvierà il computer ed eseguirà automaticamente la riparazione. Si desidera iniziare, riavvia e ripara. Ok, selezionata la partizione, il sistema inizierà lo scanning per la riparazione dei problemi intercettati. Ovviamente la tempistica è relativamente lunga, quindi abbiamo un tempo di attesa pari a 30 minuti. Ok, operazione completata, ha impiegato anche meno dei 30 minuti, questo ovviamente varierà a seconda del vostro device. Possiamo quindi effettuare il riavvio. Ok, procediamo. Ok, operazione completata, ripristino effettuato. Vi lascio tutti i link in descrizione del software di TenoShare 4D di Genio dell'avvio Windows per ripristinare in maniera definitiva il vostro sistema operativo crashato o in schermata blu o schermata nera. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like. Ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao a tutti, al prossimo video da Marcello Motta.tech.